Era il lontano 1474, quando Giovanni della Rovere, nipote del Papa Sisto IV, divenne signore di Senigallia e del vicariato di Mondavio. La concessione di questi territori era avvenuta per consentire al pontefice di trarre da pari a pari il matrimonio che avrebbe unito la casata dei della Rovere con quella dei Montefeltro. Giovanna, figlia di Federico, creato duca nello stesso anno, avrebbe sposato il 17enne nipote del Papa. La concessione del vicariato di Mondavio era particolarmente importante perché il suo territorio univa la signoria di Senigallia al Ducato Urbinate. La rievocazione storica della caccia al cinghiale ricorda il fastoso corteo che si mosse da Urbino per la presa di possesso ufficiale dei nuovi possedimenti rovereschi e ripercorre con rigore storico le tappe che sottolineano quella che possiamo definire una vera e propria festa. Giunta alla sua 59esima edizione, riviverà dal 13 al 15 agosto gli splendori del Rinascimento, proponendo uno spettacolo che animerà il centro storico restituendogli la sua antica immagine. L'evento, promosso dal Comune di Mondavio in collaborazione con la Proloco, partirà proprio giovedì 13 con la giornata inaugurale e con uno dei momenti più clou della manifestazione, ovvero il banchetto rinascimentale, che si svolgerà nel chiostro francescano rigorosamente in abito quattrocentesco. Contemporaneamente, nel fossato della Rocca Roveresca, invece, verrà allestito il bivacco, conosciuto anche come pranzo del popolo e dei soldati. Poi non mancherà la possibilità già dal pomeriggio di rivivere le antiche atmosfere di accampamenti militari allietati da musicisti e giullari. Il 14 e il 15 invece l'antico borgo ospiterà uno spettacolo teatrale di suoni e luci e momenti di teatro con un omaggio al sommo poeta Dante Alighieri. Il banchetto rinascimentale è uno dei nostri punti di forza in quanto ci dà la possibilità agli ospiti di rivivere un'atmosfera per 4 ore mediamente, immersi completamente in un'altra epoca. Quindi il menù è curato su ricette d'epoca, i vestiti sono dell'epoca. Contemporaneamente, sempre il 13, abbiamo la possibilità nel fossato della Rocca di riproporre un equivalente banchetto più popolare, il famoso bivacco, che usa le stesse modalità di intervento. Un altro punto qualificante, forse il più qualificante, è che nella giornata del 14-15 dopo cena noi offriamo uno spettacolo teatrale con anche tutte le nuove modalità, proiezioni tridimensionali, recite, balletti e tengo a precisare che quasi tutta la gente presente sul palco sono nostri volontari, quindi che nella vita fanno altro.